Ma che fai? Io sono fuori lavoro. No. Sì, no, ma tu stai piano di qua io. Non serve. Si sente solo la voce, si sente. Vuoi venire a commentare con noi? No, 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 voglio andare a casa quando ci ha fatto la testa tanta. La voce che sentite è, scoprite chi è, mandate un messaggio con il personaggio misterioso di oggi è e vincerete un premio del suo lavoro. E a quale corpo appartiene? Questo è un quiz. Chi è? Qual è chi il vince? Che è possessato stamani di te? Chi vince vince... Andiamo anche la psicologa. Chi è che hai moglie? Buongiorno. Bene, prende il caffè cola. Cerca di muoverti. Ma a me, no, no, sinceramente... cioè non prende nulla bimbo, va bene. Allora, dunque, stamattina non siamo andati. Stamattina a discapito di chi dice non può un corso tutto il giorno. Non abbiamo fatto prodotto le dico del bar. Per cui abbiamo deciso di farlo ora. Ora. E ci sono delle bellissime attività. Oggi è proprio bello. Pensate che stamattina ho provato a farne una io, ma l'ho venuta male perché c'ho avuto dei problemi tecnici. E avevo detto io, ma secondo me non c'è notizia di. È arrivato lui e mi ha detto, ma stai scherzando? Infatti, guarda, oggi è il patitico giorno, è il giorno più importante. I sindaci cercano l'accordo sulla supervisione e sull'utilizzo del gettito del famoso contributo di sbarco. Perché avevo detto oggi è una giornata, non c'è nulla? Dici che non ci arrivano, fa l'accordo. Buonasera. È sempre così, è sempre così. E poi è tutto collegato, perché c'è la riunione dei sindaci nel contributo di sbarco. Qui parliamo sempre di sbarco, di moro, nave. Sempre di contributi, sempre di... Nel frattempo il segretario di FDIN dice no all'ampliamento del moro lato fondale. Vi ricordate l'altro giorno? L'altro giorno ha detto vorremmo ampliare l'alto fondale. Loro dicono no, se devi ampliare, ma che ci sei, ampia il molo massimo per le crociere. L'alto fondale non ci piace più il molo massimo. Chi è che ha detto così? La nera. Lui dice la rete che il segretario provinciale riguardo insomma a questi progetti aveva fatto la portatoria. Nello stesso tempo, parlando sempre di portatori, vedi come tutto si collega, no? Sì. C'è l'incontro tra Ferrari e Guerrieri. Quando? Guerrieri è all'ordine del giorno i progetti stamani. Eh sì, il commissario dell'autorità portuale Piombino e dell'Ebro c'è una guerriera incontra Maggiore, il sindaco Mario Ferrari per parlare dei lavori previsti per la zona portuale del capoluogo. Ma ora no, dico io. Ma non doveva venire al 25, cioè non doveva andare loro al 25 a fare l'osservatorio a Piombino, che ci sono osservato a Piombino per osservarci meglio, che da vicino, come so, quando non ci vedi, no? Che da vicino che fai? Almeno io faccio così, lontani. Non potevano fare tutto oggi. Con colpo solo facevano tutto. Come una settimana. Sarebbe stato troppo. La mattina? Poi non c'era più acqua la zona artigianale. Invece dalle qualche parte sta senza corrente, si è accorto? Sì, stamattina sì. Dalle 4 alle 7 senza corrente. Mi sono alzato, infatti. Hanno chiamato Lena. Cosa ha risposto Lena? Questa è la sede telefonica. Ha detto, e che la vuoi darmi la corrente? E che la vuoi darmi la corrente? Ma che ce vuoi darmi la corrente? Come se vuoi là, chiami l'ASA? No, voglio che chiami l'ENE. Chiama Monserrato, chiami. Monserrato, direttamente. Ma è Veniero. Quindi, vabbè, vediamo cosa succede. Oggi comunque è una giornata importante, decisiva, quasi. Rimanderanno, se non Però la cosa più carina è questo articolo, come mi ricordo. Tavolo? Serve un tavolo per le aree ex minerali. Ora, tutto questo casino gli manca il tetto, gli manca le porte, cioè gli manca tutto. Anche se ci vogliono il tavolo. Anche loro tavoli? Sindaco Renzo Galli, occorre procedere ai cambi di sezione d'uso per non perdere l'occasione di rilancio dei manufatti. La sfida allo Stato, perché qui più che cambi di sezione d'uso, qui proprio c'è. Cioè qui c'è da ripristinare, qui c'è da tirare giù e ritirare su. Barassi, dice, qui c'è da barare. Comunque vogliono un tavolo di concertazione. Anche loro. Sì, questo qui faranno anche loro un osservatorio. Che palle. L'osservatorio questa volta dalla Puane. Mica che palle che perché miniere a Puane, quindi così. Perché anche questo va visto con distanza. Lo posso dire un'altra volta. Sì. Mica che palle che fate questi tavoli di. Come si chiama? Concertazione. O di osservazione, dipende. Ma attenzione. Concertazione. Perché se si concertano diventa più, ognuno dice la sua. Invece l'osservazione si guarda tutti così. Ma è vero, ho detto che a tavola anzi becca male. Questo è un tavolo di concertazione. Questo è un piccolo tavolo. Così guarda. Il 9 di novembre.
osservazione, scusa. Concentrazione invece è questo qui. Ascolta, ma che famo oggi? Fa qualcosa. Dove vuoi andare? C'è da sistemare quella. Tanto pensiamoci. C'è da sistemare quella. Quella tettura. Ma prima c'è la. Aspetta. Te volevi fare quell'altra cosa, eh? Ragioniamoci. Ma cosa volevi fare? Te volevi fare quella. Volevi fare la porta. Fa la porta io. Ma per fare la porta. Ascolta, famo così. Che ora, fa? Stiamo, no, ci stanno guardando, voi non vedete, ma ci stanno guardando. Questi sono i tavoli di concertazione che fanno quando fanno le cose. Voi cosa no? vorresti fare? La porta o la finestra? Fanno queste riunioni infinite dove? La porta. Ci sono tre porte, eh. C'è una due porte e una porta. Scommetto che scegliete la terza. Ascolta, ci pensiamo, allora rimandiamo la prossima volta. E questo può funzionare così. Dopo due ore che chiacchiero diciamo, ascolta, facciamo una cosa. Pigliamoci tempo, lo facciamo la prossima volta. Oh. E ora che ne so, è l'una, la mamma già. E sì, sì, dopo, dai, dopo. Dopo c'è il tavolo osservazione. Non lo so, subito, se può venire subito verso le due, subito, non tanto comincia a scaricare perché io. Vabbè, okay. A posto. Poi parco di Rio Marina a caccia di fondi per i guardiani. E sotto c'è la raccolta di fondi. Sì. Tutto un fondo. E infatti dicono, allora, Carriera che dice, a Rio Marina ci servono i fondi per i guardiani e di sotto, senza progetti i beni tornano al demanio. Allora facciamo progetti sulle galeazze, esposta la caserma dei soldati e ci mettiamo dentro i guardiani. Questo è di osservazione all'altro. E poi c'è la notizia invece bella, quelle che ci garbano. Guarda, sono tutto un fremito, guarda. Anche il nostro ospite segreto è lì che ha sconquassato la mutanda. Che domanda a casa un'ora fa, aspettano, è tardi. Ora maronzano, no Posini, quest'altro. No Posini, quest'altro. Salutiamo allora, Posini, Marano e Furigna, almeno sì, sì, sì. Da tutti e tre non ci rompono i coglioni. Raccolta fondi per una biblioteca. Beh, io per amore di pace la so più, però... Vabbè, è normale. Che c'è, poi iniziato con a fare di con l'Albana, la famiglia. Raccolta fondi per una biblioteca. Ieri ci hanno chiamato, ci hanno preso sul serio, noi ci chiamano perché ci hanno preso sul serio, la gente ci chiama. Che vorrebbero spiegare bene questo progetto, ed è un progetto importantissimo, che è un progetto di crowdfunding, quindi che doterà la media Carducci. Perché sono sempre queste parole straniere? Che poi sarebbe veramente... Che vuol dire crowdfunding? Crowdfunding lo possiamo definire così, è come un finanziamento collettivo. Oh, è giusto. Cioè, c'è uno... Allora, via il progetto del finanziamento collettivo. Cos'è come questo? Funziona? Crowdfunding, fanculo crowdfunding, la moto, ma spieghiamo, la piattaforma di crowdfunding cos'è? È una cosa su internet che dice io raccolgo soldi, è come il discorso della musica, vi raccolgo soldi per farvi realizzare il progetto, quanto ci vuole questo progetto? 4.000 euro, allora io vi trovo, vi metto a disposizione nella mia piattaforma online, voi andate sopra lì, ci fate un versamento, viene addebitata la carta di credito e rimane fermo lì. Se il progetto va a fondo, gli mandano, se è un disco, se è un film, la copia del film. Se il progetto non va a fondo, vengono rimborsati i soldi. Punto. La piattaforma garantisce questo. L'ospite misterioso fa sì col capo. E funziona bene. Perché ormai... Potresti venire a fare il comitato come Piazza Italia su Rai 1, non ricordi quando c'era il comitato? Una voce esterna che parla. Oddio, l'avviantene qui. Lascialo lì, che viene qui si mangia anche il telefono lui. Perché il nostro personaggio misterioso è uno che, insomma, a tavolino. Lui non va a tavolino per fare le riunioni, le concertazioni, lui va a tavolino per portare a Pagliolo proprio. E diciamo, ed è bello, questa cosa è una vera cosa, sì. Cosa succede? Venite a fare questo. Allora, gli studenti della sezione staccata della media Carducci di Capolibri hanno fatto questo obiettivo, tra l'altro ti riguarda anche, topi di biblioteca. Topi, quando sento topi io mi sento già bene. Ideato da Marco Marmeggi, insegnante, scrittore tra l'altro. Che cosa fanno? Vogliono contribuire con dei piccoli versamenti, anche piccole entità appunto, per poter realizzare questo school raising, questo progetto, fondi. Questi fondi di soldi che poi verranno fatte pubblicazioni di post, foto, libri, un archivio, capito? Allora ce lo verranno a spiegare in questi giorni. Lei va a metterla. Così tutti hanno saputo oggi. Che si mangia anche noi. Perché già fanno edicola a quest'ora e tutti dicono fate un cazzo la mattina, invece abbiamo fatto un quarto all'una perché eravamo una merda più tutta. Senza fare cose, sono a digiuno, ne posso più. Però è bella a quest'ora perché invece un po' siete alle 8:30 di mattina con quest'ora invece... La patatina che stuzzica l'appetito. Facciamo schifo. Non si potevano mangiare, non le comprate quelle viola? No. Sono l'aceto, non è balsamico. Sì, c'è una bocca, se c'è una bocca, è buono, sembra aver mangiato...
Zitti. Il comitato che dice? Tra l'altro il comitato dice a posto. Ne sono rimaste una sola. Ne è rimasta una sola. Per cosa mi dice? Il posto per la marca, massa. Peccato. È la Lander. Che è? Ah, la Saila? La Saila, ah. Sta andando la Saila. Ah, per rifarmi la bocca? Grazie. Beh, allora il comitato è muto. La gente va a lavorare, vedi, la gente va a lavorare. E moglie a mettere l'acqua. Che ore sono? Che ore sono, amore? Il comitato senza far vedere nulla, solo il dito. Guarda, ha perso il banco. No, oh, sì, il banco. Dai, giù. Allora, dimmi al volo, per dare donazioni, tanto poi ce lo spiegheranno. Sì. Allora, andare sulla piattaforma School Rising. Ciao. www.schoolrising.it e raggiungere prima del 15 marzo l'importo necessario, che è fissato in 1100 euro, quindi bastano anche piccole donazioni. Topi la biblioteca, conclude un insegnante della scuola, è un progetto di ristrutturazione e creazione di uno spazio scolastico nuovo. Bene. Una piccola biblioteca accogliente, funzionale e moderna, quindi 1100 euro bisogna raggiungerlo, raggiungerlo, si va su www, anche 10 euro, 5 euro, 15 euro, 20 euro, piano pianino, colpo, fegatello, si arriva in fondo e... Quando vengono? Sabato? Sabato vengono, così ne parliamo direttamente. Andiamo, poi andate, vengono loro qui. Oddio, si potrebbe andare anche. Vabbè, www.schoolraising.it. Come quelli di Piombino. Diciamo, allora, volete venire? E devo andare. No, non è vero. Allora, sono a Carduccio a Capolivri, perché si può andare per tornare a comodo, sul Capanne. Sul Capanne. Sul Capanne. Sul Capanne. Mezz'ora e mezzo. Oh, stacca che abbiamo finito. Sì, e poi c'è un ospite importante. Sì, sì. C'è il Tanghetti che sta producendo. Tagga Tanghetti. Il comitato fa sì col capo. Quindi dallo zio Charlie è tutto. A voi studio. Il comitato vi saluta col capo. Un abbraccio, Omo Ragno.